Amen. Sì, sì. Grazie a Gesù, grazie. Grazie a fratello Roberto. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Vi saluto tutti quanti con la pace del Signore. Grazie Gesù. Nel nome meraviglioso di Cristo. Amen. Per me è una gioia oggi trovarmi di nuovo nel Ti ringraziamo Gesù.
È una gioia rivedervi tutti quanti. Grazie Gesù il Signore. Anche se non posso dire che da tanto tempo che non vi vedo. Perché vi vedo spesso. Vedo spesso il fratello Roberto sulla bicicletta quando ritorna dal lavoro. E mi rallegro. Vedo spesso il fratello Atin con sua moglie. Grazie. Quando vengono a trovare al lavoro. E mi rallegro. Che ringraziamo. Quando mi rallegro quando vado a fare la spesa e vedo il fratello Gerlando, il mio cuore scoppia di gioia. Perché dico questo? Perché questo è l'amore di Dio che sta sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato donato. Certo, quando abbiamo creduto, accettato e ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore. Amen, grazie a Dio. Abbiamo un Dio che ringraziamo, amen. Un Dio d'amore, un Dio grande e potente, lento al dire di grande bendizione. Amen, Gesù. E sapete qual è la bella notizia? Amen. Che questo Dio è il nostro Dio. Amen. Come è stato detto, non c'è un altro Dio fuori di Lui. Amen. Alleluia, non c'è un onore più grande, un privilegio più grande su questa terra che abbiamo. Appartenere a Lui, amen. Essere figli dell'Iddio Altissimo, ti ringraziamo, e appartenere al suo popolo eletto, sì. Che egli si è acquistato con il suo sangue. Grazie, Signore. Alleluia. Per il suo sangue, infatti, noi oggi ci possiamo accostare al trono della sua grazia, per lodare e glorificare il suo santo nome, per dare e per ricevere grazia e misericordia nel momento opportuno. Gloria a Dio. Io ci vorrei raccontarvi la mia testimonianza. Amen. Perché nella comunità dove vado io possiamo fare così. E per me è una gioia raccontarvi l'esperienza più grande della mia vita. Io mi chiamo Roberto Vece e ho 29 anni. Io sono nato e cresciuto in una famiglia cristiana. E ci tengo a dire nati di nuovo, dove si parlava tanto del Signore, dove Gesù era al primo posto, dove si pregava, si lodava, si leggeva la Bibbia insieme, si andava in chiesa, si serviva il Signore. E io andavo anche alla scuola domenicale, dove mi raccontavano le storie di Gesù. E io sono andato in chiesa fino a 18 anni. E anche se ho sempre creduto in Dio e che Gesù è morto per i miei peccati, nonostante lo vedevo sempre lontano, non lo sentivo. Mi dicevo sempre, Dio è in cielo e io sono sulla terra. Non lo sentivo e perciò pensavo vivere per Gesù. Für Jesus leben significa una religione, heißt für mich nur eine Religion, una tradizione, es ist eine Tradition, qualcosa di noioso, etwas was langweilig ist. Non capivo, und ich verstand nicht. Poi quando ho compiuto i miei 18 anni, als ich dann meine 18 bis 7 Jahre erreichte, iniziai a diventare molto ribelle, fing ich an sehr rebellisch zu werden. Essendo maggiorenne, dadurch, dass ich dann natürlich volljährig war, decisi di prendere le mie decisioni, entschloss ich mich dafür meine eigenen Entscheidungen zu treffen, decisi di non andare più in chiesa, ich entschloss mich dazu nicht mehr in die Kirche zu gehen, scassai di casa, und ich zog von daheim aus, iniziai a vivere una vita dissoluta, und fing an ein Leben zu leben in meinen Vergnügen zu tragen. Si potrebbe quasi dire il figlio del prodigo numero due. Man kann sagen, so zu sagen, der Sohn, der dann zurückkehrt. Ringraziamo Gesù, meraviglioso. Ho perso completamente. Si fa. Che ringraziamo Gesù. Ho incominciato a fare le mie esperienze e la mia vita era la discoteca. Mein Leben war die Diskothek.
Io da 18 anni fino a 23 anni non ho fatto altro che vivere per la discoteca. Io dal giovedì fino alla domenica andavo sempre in discoteca. Amavo ballare e lì certamente ho incominciato a fumare, a bere, a ubriacarmi, a fare anche uso di droga, perché il mondo non può offrire di meglio. E questo video l'ho fatto per ben 5 anni. Avevo tanti amici, avevo soldi, due lavori, una famiglia che mi amava, una buona salute. Da una parte pensavo non mi manca niente, ma nel mio cuore sapevo che c'era qualcosa che mi mancava. E quando ogni volta la mattina ritornavo dalla discoteca, me ne andavo a letto, mi sentivo così vuoto, mi sentivo così triste, avevo tante domande e mi dicevo sempre: ma qual è il senso della vita? Ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare, viviamo la nostra vita, la sera andiamo di nuovo a letto e questa vita la facciamo per 70, 80, 90 anni. Perché dobbiamo morire? Avevo sempre paura della morte. E queste domande mi agitavano. E io senza saperlo io già parlavo con Dio. E io ringrazio il Signore che si è usato di mia madre. Perché lo Spirito Santo gli rivelò che nel mio cuore c'era un grande bisogno. E lei nel momento giusto incominciò ancora una volta a parlare con il Signore. Però siccome io non capivo, rifiutavo, non avevo interesse, perché pensavo vivere per Gesù è una religione, che Gesù lo disse, che bisogna nascere di nuovo per vedere la gloria di Dio. E lei per ben tre volte mi chiese se voleva andare al grande raduno, che ci sarebbe stato proprio quel mese. E io per ben due volte gli dissi di no. Ma la terza volta, gloria a Dio, gli dissi di sì. Stimmte ich zu, dass ich gehen wollte. E questa fu la decisione più saggia e importante della mia vita. Perché quel giorno il Signore mi ha salvato. E io ricordo che il sabato sera andai ancora in discoteca. Fino alle 5 del mattino. E ricordo che diedi la parola a mia madre che ci sarei andato. E perciò noi alle 8 del mattino ci incontrammo davanti alla comunità per prendere il pullman che ci portava al grande raduno. E io ricordo che quando andai lì e incominciamo a salutarci, i fratelli, le sorelle mi abbracciarono con un amore, mi stringevano tutti quanti e io già ero così commosso, già potevo vedere l'amore di Dio nei loro cuori. E questo era qualcosa che non capivo, non conoscevo, lo conoscevo da parte dei miei genitori, ma da loro oramai non lo vedevo più, perché era qualcosa che perché ormai dei genitori era qualcosa di normale. Von den Eltern aus weißt du, was alltäglich ist, was normal ist. Quando poi partimmo con il pullman, i fratelli incominciarono a cantare dei canti. Alleluia, in libertà di spirito. Ringraziamo. Amen. Cantici pieni di amore, pieni di vita, e pieni di speranza. E io ero senza parole. Io ero lì seduto e stavo bene. Io dicevo, io mi sento benedetto. E mi dissi, ricordo ancora come se fossi mi sento come in cielo. Poi al grande raduno, fu un raduno veramente benedetto, grazie a Dio, la lode, l'adorazione. E poi la predicazione
fece breccia nel mio cuore. Ti traf genau in meinem Herzen. Alleluia. Grande lo Spirito Santo. Großes Heiliger Geist. Alleluia. Ricordo che ci fu un ospite predicatore francese. E io lo vidi da lontano. E lo vidi con la faccia, aveva la faccia bruciata. Le mani bruciate. E anche in testa aveva delle macchie bruciate. E io il primo pensiero che era, ma cosa gli sarà successo? E poi, mentre egli predicava, egli non fece una predicazione, ma fece un sermone sull'amore di Dio, sul sacrificio di Cristo. Il titolo di quel messaggio era: chi ci separerà dall'amore di Dio? Cristo Gesù. Ed egli continuava a gridare questo verso: chi ci separerà dall'amore di Dio? Von der Liebe Gottes können. E poi raccontò una storia. Und dann erzählte eine Geschichte. E gli disse che fu mandato dalla Francia in missione in Svizzera. Und er erzählte, dass er von Frankreich auf Mission geschickt wurde nach, in der Schweiz. E lì c'era una comunità, weil dort eine Kirche war, che stava vivendo un risveglio. Die eine Wiederauferstehung so. Ogni domenica anime si convertivano. Jeden Sonntag gingen neue Seelen dazu. Battesimi nello Spirito Santo scendevano. Und die Taufe in dem Geist, also so entsprechend. Segni, miracoli e prodigi si manifestavano. Ed egli andò lì per aiutare. Und er ging dort, um sie zu unterstützen. E una domenica, mentre egli stava andando in chiesa con sua moglie, in die Kirche ging mit seiner Ehefrau, e la sua piccola figlia di 5 anni, und seine kleine Tochter, die zu der Zeit 5 Jahre alt war, una motocicletta gli tagliò la strada. Un Motorrad hat ihnen die Straße geschlossen. Ed egli andò a sbattere, non mi ricordo dove. Und ich weiß nicht, sie haben dann einen Unfall gebaut und sind irgendwo geknallt. Ma la macchina incominciò a prendere fuoco. Und das Auto fing an in Flammen zu gehen. Lui e sua moglie si potrono liberare. Konnten sich befreien. Ma la figlia di dietro era bloccato con la gamba, era proprio incastrata. E lui con tutte le sue forze cercò di liberarla. Lui diceva che sentiva già il fuoco nelle mani, nei capelli. Ed egli con tutte le sue forze cercava di liberarla, ma non ci riuscì. E poi svenì dai dolori. E nell'ospedale gli diedero la brutta notizia che la figlia era morta. E poi continuava a gridare: chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà forse la malattia, la morte di qualcuno, la povertà o la ricchezza? Sein. E vi potete immaginare il mio cuore, come in quel momento era aperto. E dopo questa predicazione ci fu un momento di adorazione. E io mi guardai attorno e vidi fratelli e sorelle con le mani alzate, con le lacrime negli occhi, che adoravano il Signore con piena libertà. E questa era una comunione che io non conoscevo, però sentivo un'atmosfera così potente che non ce la feci più. E dissi, feci una preghiera e dissi: Signore, se tu esisti veramente, se sei risorto, allora entra adesso nel mio cuore. Io mi arrendo. E non avevo finito di pregare che sentivo un fuoco entrare nel mio cuore. Ad un tratto mi sentivo così libero, mi sentì così leggero. Iniziai a lodare il Signore liberamente. Tutto quel peso del peccato che mi portavo sempre appresso non c'era più. Quando poi ritornammo con il bus, desideravo cantare un cantico che sentì la mattina nel pullman, che diceva: oh Signor, tu mi salvasti dal mondo dove vivevo. E il coro diceva:
diceva: fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere, bere la tua acqua viva, amen, sì. Acqua che toglie la sete. Sì, sì. Mi sentivo così dissetato, ma ancora non capivo, perché non avevo letto ancora Giovanni 3, dove Gesù parlava di nuova nascita, perché non c'è sempre lontano. E non avrei mai pensato che egli avrebbe potuto entrare nel mio sangue. Al prossimo giorno mi alzai con una gioia, mi incamminai al lavoro e lo davo al Signore. Questo cantico me l'ero scritto e me lo stavo imparando a memoria. A un tratto incominciò a piovere e io alzai lo sguardo e questa pioggia la vedevo diversamente. Guardavo i volti della gente e se prima li criticavo sentii una voce nel mio cuore che ogni volto è un pensiero di Dio. E io lo ringrazio con tutto il cuore, perché da quel giorno il Signore mi ha dato una nuova vita. Gesù, Lo ringrazio che dopo 7 mesi mi ha ringraziamo onorato con il battesimo nello Spirito Santo, perché lo cercavo ardentemente. Lo ringrazio che mi ha dato una famiglia in Cristo, una moglie in Cristo, un figlio, il secondo, la seconda sta per arrivare. Lo ringrazio perché mi ha messo, alleluia, in una comunità, in una famiglia, che prega con tutto il cuore per la salvezza degli uomini, perché questo è il desiderio di Dio, che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E io lo ringrazio. E cosa posso dirvi? La nostra vita è una vita meravigliosa, perché nel giorno che abbiamo incontrato Cristo Gesù, egli ha cambiato la nostra vita, egli ha cambiato la storia della nostra vita, dandoci un senso e una speranza, dandoci la gioia e il dono della vita eterna. Oggi non ho più paura della morte, perché la morte è stata sconfitta, e con Gesù non siamo più che vincitori. E io lo ringrazio. Il Signore sia lodato. Amen. Grazie Gesù, gloria a Dio. Grazie, grazie, grazie. Thank you Lord, thank you Lord. Grazie Signore. Grazie Gesù. Grazie, grazie, grazie. Mit ein paar Versen. Jesaja 44. Von 6 bis 8. Benedetto il nome del Signore. Amen. So spricht der Herr, König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündet und tut es mir gleich? Sei der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe. Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es nicht schon längst verkündigt und angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Amen. 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 Così ha detto il Signore, il Re di Israele e il suo Redentore, il Signore degli eserciti: Io sono il primiero
e sono l'ultimo e non vi è Dio alcuno fuori. Amen. E chi è come me che abbia chiamato e dichiarato e ordinato quello che io stabilì il popolo antico? Annunziano loro quei dì le cose future, quelle cose che avverranno. Non vi spaventate e non vi smarite, non ti ho io fatte intendere, dichiarate queste cose ab antico. E voi me ne siete testimoni, e vi alcun Dio fuori che me, non vi alcuna altra rocca, io non conosco alcuna. Amen. Habe ich auch ein bisschen an meinen Vater gedacht, wo ich das den Theater. A mio padre. Das Theater hatte gerade Weihnachten und den ganzen Scheiß. Abbiamo avuto un po' di chiacchiere per mezzo di Natale, eccetera. Und es ist schon ein bisschen traurig, wenn man manchmal daran denkt. Triste, se noi pensiamo. Was der Weg des Gottlosen nachher ist. Weil er la via dell'empio è quello. Die wo den Herrn fürchten. Quelli che temono il Signore. Will ich dem Herrn Dank sagen für das, voglio ringraziarlo. Dass er uns erwählt. Amen. Weil wir haben ihn erwählt. Non noi, ma lui noi. Und wollen wir beten auch für die. Ma vogliamo pregare per quelli. Von unserer Familie alle. Che sono nella nostra famiglia. Dass der Herr ihm gnädig ist. Che il Signore sia in questo loro. Will ich dem Herrn Dank sagen für das, dass er schützt. Sì, Signore. Weil auch das ist nicht selbstverständlich. Weil viele wollen hören die Stimme Gottes. Vogliono ascoltare la voce di Dio. Und können es nicht. E non la sentono. Und mir hängt's. E noi l'abbiamo. Und hoffentlich der muss auch in unserem Herzen verschließen. Speriamo che la conserviamo dentro al nostro cuore. Amen. Wunderbare Sache. Wenn der Herr spricht zu uns, il Signore parla. Und unser Herzen erfreut. E ci rallegra il cuore. Amen. 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 Ewigkeit. Grazie. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Amen. Grazie. 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 Und ich wollte, mir ist das gerade eben eingefallen, etwas mit euch teilen, was vor ein paar Wochen der Herr durch den Bruder Joe offenbart hat. Und zwar, wir waren im Gebet in der Gemeinde. Der Herr hat zu uns gesagt, wir sollen uns an den Händen halten und keine zurücklassen. Wir sollen einander lieben und uns nicht fallen lassen, sozusagen. E non ci dobbiamo fare cadere l'uno con l'altro. Mi sono gerade eben diese Worte ins Herz gekommen. Parole mi sono venute nel cuore. Ich weiß nicht, vielleicht ist es von jemandem von euch bestimmt, der nicht dabei war, aber ich möchte den Herrn loben und danken für diese Worte. Questo per qualcuno che non c'è stato. Denn ich denke, es sind für jeden von uns. Ma lo voglio ringraziare per queste parole. Und wir sind eine Familie, die im Herrn Jesus Christus. Per ognuno di noi, perché siamo una famiglia in Cristo Gesù. Und wir lieben einander und ci amiamo von ganzem Herzen. Und ich möchte den Herrn danken, dass er diese wunderbare Familie Dio, geholt che, hat. Che lui mi ha pure a me in dass meine Tochter in dieser Familie aufwachsen darf. Piccola figlia cresce, può crescere in questa und dass famiglia. Der Herr zu uns spricht, auch wenn wir es manchmal nicht merken. Ci parla, anche se a volte non lo ascoltiamo. Manchmal fällt es uns erst Wochen später auf, was der Herr sagt. A volte noi ci ricordiamo settimane dopo quello che il Signore ci voleva dire. Aber ich möchte dem Herrn danken für alles, was er tut. Voglio ringraziare per tutto quello che egli fa per noi. Amen. Dio sia lodato. Amen. Amen. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie al Signore. Grazie al Signore. Grazie perché è passato un anno per mia fratella. E per noi è un giorno, diciamo, cioè non facciamo una gran festa, ma lo vogliamo passare nella presenza di Dio, non passa l'anno. Però se noi ci pensiamo, diciamo,
un anno muore, la lascia un anno stirpe, un anno e come la nostra vita, quando noi passiamo di questa terra, iniziamo una nuova vita, dann beginnt für uns ein neues Leben. Ed anch'io lo voglio ringraziare, ich möchte ihm danken. Sì, sì. L'anno scorso, il Signore ci ha dato pure a noi un piccolo dono. È meraviglioso vedere come crescono questi uomini. Grazie, Gesù. Alleluia, insomma, è un miracolo di Dio. Lo dico sempre, fratelli, voi non siete. Ti ringraziamo. Noi pensiamo come cresce questa tribù. Della donna si può spiegare parole, infatti questo dice colui che ha scritto il proverbio, sono certe cose che non capisco, cresce una piccola creaturina nel mezzo di una donna, come si spiegano queste cose? È un miracolo, siccome noi siamo qui, fratelli, stamattina, e non solo stamattina, ma sempre per incoraggiarci, fratelli, voglio leggere anch'io qualcosa di quello che il Signore mi ha dato ieri e mi ha messo in cuore di leggere stamattina. Io lo prendo per me, spero che sia di incoraggiamento per voi, che noi incontriamo, come è stato detto stamattina in profezia, tempi molti malvagi, fratelli, il nemico ci combatte tramite pensieri, questi gedanken die wir haben. Alleluia. E lasciamo in Geremia capitolo 1. Geremia capitolo 1. Ti ringraziamo, Signore. Grazie, Signore. Grazie di cuore, Gesù. Ti ringraziamo. Grazie. Capitolo 1, amen, Signore. Voglio solo leggere gli ultimi due versi, fratelli, 18 e 19. Amen. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Quanto a me, è io oggi posto come una città di fortezza e come una colonna di ferro e come mura di rame contro a tutto il paese, contro ai re di Giuda, ai suoi principi, ai suoi sacerdoti ed al suo popolo del paese. Essi combatteranno contro a te, ma non ti vinceranno, perciò che io sono teco per liberarti, dice il Signore. Oh, amen. Ich will dich heute im ganzen Land zur festen Stadt, zur Seisenden Säule, zur Ehrenmauer gegen die Könige Judas, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk im Land machen, sodass sie, wenn sie auch gegen dich streiten, ja noch nicht gegen dich siegen sollen. Denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dich zu erretten. Amen. Amen. Grazie a Dio. Mentre che ringraziamo il Signore di essere là, quando lo ringraziai per l'anno scorso, tutto quello come come usiamo noi tutti gli anni, molto spada, manda questi missili, queste cose, e spara soldi in aria, noi vogliamo passare la nostra vita alla presenza del Signore, anche nei momenti quando ti ringraziamo, Signore. E ti ringraziamo, quando avevo queste parole dentro di me, come dire, fratelli, questo mi ha molto incoraggiato, mi ha molto incoraggiato. E sapete, il Signore a volte conferma la sua parola tramite piccole oppure anche grandi cose. E così, scherzando a tavola, in sera, quando abbiamo mangiato, il pastore, mia suocera, si mise a ridere perché vedeva un piccolo muro davanti a noi. Allora ci siamo rallegrati quando abbiamo questo recinto, vi ricordate? Alleluia. Abbiamo messo un po' delle bottiglie intorno di me, scherzando un pochettino, fratelli. Però era uno scherzo, certo. Ci eravamo un pochettino, però
per me è stato come una conferma. Aber für mich war es wie eine Bestätigung. Che mi ha posto come un muro di fortezza. Te ringraziamo. Egli è con noi, in quanto sia detto chi è nelle mani del Padre. Nessuno può colpire il Padre, ma siamo al sicuro. Ora voglio incoraggiarci a donare noi fratelli e amici di andare avanti grazie, grazie. La mano del Signore sì. Non tornare il nostro sguardo da Lui perché se lo facciamo fratelli e penso che queste sono esperienze personali anche mia noi meno nell'animo veniamo meno nella fede e lì il diavolo c'ha proprio la sua potenza cioè nella nostra debolezza ecco perché ti ringraziamo, meraviglioso. L'ha detto perché ti ringraziamo per dirlo così, certo, sì. Ed anche lui stesso, il Signore stesso, è stato tentato. Ma la Bibbia dice fratelli, che è stato tentato senza però di peccato. Certo, ora noi siamo in Cristo e vogliamo combattere il buon combattimento della fede. Lo stesso combattimento che Cristo ha combattuto. Amen. Fino a stamattina ho pregato al Signore, Signore mantienici fedeli e fermi certo, fino alla morte fratelli, e anche con, nostro, con l'ultimo nostro respiro noi vogliamo glorificare Signore. Perché Egli è con noi fratelli e ci ha posti nella sua casa come piante fratelli il tuo vino dove noi rimaniamo fermi nella vocazione con la quale amen. Sì signora grazie ti vogliamo che il Signore ti benedica amen benedica il suo servo grazie 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 abbiamo già sentito la profezia che stamattina il Signore lo vincerà abbiamo già l'impressione stamattina qui davanti c'è una rocca dove esce l'acqua come potrei dipendere dall'acqua della vita nel deserto noi diciamo della sua parola stamattina perché è un'acqua che non finisce ma è saliente a vita eterna che Dio ti benedica Padre grazie amen a mia mamma fratello grazie Gesù ti ringraziamo sei libera veramente delle vostre situazioni ti chiedo ai fratelli di pregare per loro che noi facciamo certo e sono certo che il Signore ti libererà che lo dico per fede benedice il Signore benedice a noi grazie Signore per Roberto che è testimonianza è piaciuta è simile alla mia è gleich meiner benedice la tua famiglia sì signora benedice voi in questo nuovo anno grazie ancora altri nipotini ora noi aspettiamo ad Daniele e Deborah e aspettiamo che il Signore ancora siamo ancora siamo sulla terra grazie Gesù che arrivano altri nipotini grazie Signore e poi Giosuè Giosuè sarà anche lui e ho fiducia che il Signore ha già preparato la compagna della sua vita così Dio ricompensa ancora lui per il lavoro straordinario che ha fatto la Chiesa fratelli ma anche poi che traduce scusate traduce la lingua
italiano e tedesco. Ringrazio per i compensi veramente per la donna, così Daniele, Davide, Susanna, Davide e Melanie insieme alla loro piccola, Benedica, Michael, Bianchi che stamattina purtroppo non c'è, con Anita, noi preghiamo per la salvezza di suo moglie, quella che desideriamo, per la salvezza di suo moglie, adesso anche fratello, di tutti gli uomini, ti benedisce ancora a chi con sua moglie, Luisa, noi aspettiamo ancora che la promessa di Dio, quella si adempierà. E così benedici tutti i suoi figli che sono assenti stamattina. Speravo che veniva mio padre e fratello. Pregate per loro, per i miei genitori, certo, per la vostra famiglia. Insomma, pregate anche per me, fratello. Grazie Gesù. Che Dio ci possa liberare di ogni situazione. Che il nemico cerca di trovare sempre una forza per noi. Però, ed è parola di Dio, fratello, che egli stesso come è? Per concludere voglio chiamare l'uomo di Dio, l'uomo il quale io amo tanto, infatti devo essere sincero, non per disprezzare il mio padre, io lo amo come se fosse mio padre, però io ho una comunione particolare, l'uomo non solo mio suocero, ma anche il papà che Dio ha posto davanti a noi, a tali, sono pieni di discendere l'onore, si sentiranno tutti. Grazie Gesù. Sì, vogliamo dire grazie. Grazie Signore. Dio ci benedica. Amen. Grazie a te, Signore. Alleluia. Dio ti benedice, grazie. Grazie. Dio sia sempre lodato. Lo ringraziamo stamattina. Certo che sapete quanto qualche anima manca, sentiamolo la mancanza, soprattutto quando ci siamo in famiglia, e così quando manca qualcuno della famiglia di Dio, sentiamo la mancanza, ma speriamo che il Signore supplisca anche questa parte debita, perché a volte questo spiritualmente parlando, non solo fraternamente, ma anche spiritualmente, rega un po' di sofferenza, perché c'è gioia quando si sta insieme nell'unità dello Spirito. Beh, preghiamo perché sono cose che io ho vissuto una marea di volte, fidatevi che quando si ama veramente si sente il bisogno degli uni e degli altri. Mi state ascoltando? È vero che l'indispensabile nella Chiesa è il Signore Gesù Cristo, perché egli è il supremo capo. Ma non dimentichiamo che il Signore ha una famiglia, che egli regge e guida, che presiede e conduce. E quando qualcuno a casa tua manca, vabbè, sono tu senti, no? Se tu ti metti a tavola e ti manca uno dei componenti, penso che la tua gioia completa, non è che cosa che manca, noi avvertiamo questo. Vogliamo rimettere ogni anima nelle mani di Gesù. Io spero che Gesù non si arrabbi mai. Perché se parlate di Gesù, sono guai. Beh, se lo fa perché lo fa sempre perché ci ama. Ma mettiamo guai. Ho sempre reputato un amore. Se il Signore pensa di darmi una boffa che non la merito, io ho il dovere, ma non solo il dovere come se fosse fatalità, ma ho il dovere d'amore per dire grazie al Signore. Ma allora tu no, ci tieni da me. Mi state ascoltando? Cioè, c'è scritto che il nostro Padre è Gesù. Das muss auf einer einfach sich jetzt ohne Jesus. Ich möchte ihn ringraziare. Ich möchte ihn ringraziare.
perché siamo qui per lui e noi lo abbiamo cercato. Non posso dire da stamattina, io anch'io ho fatto il cenone, non sapevate, tutta la notte, io stanotte un occhio non l'ho chiuso, uno significa che le ho tenute tutte e due. Mi ricordo del mio figlio Eliseo, come faceva lui, non lo so, lui dormiva con gli occhi socchiusi, lui a dormire con gli occhi socchiusi, e intanto dormiva. Beh, stanotte non ho dormito neanche con un occhio, tutta la notte il Signore mi ha voluto tenere alla sua presenza, in contatto con la sua parola, ho pregato per un come sempre faccio fin dal mattino, anche se poi non ci pensate, io ci prego per inghisarsi, pregato fin dal mattino ci penso a pregare per ogni raccomandandomi al Signore, perché per il Signore la distanza egli è laddove si cerca e laddove si invoca egli è già presente, per dire ecco e stamattina vorrei e possiamo godere insieme perché Dio ci ha voluto fare ancora questo grande dono che è celeste, che è divino, che è soprannaturale. Ciò significa procede direttamente dal Signore. Diciamo di grazie. Dobbiamo sempre mettere in moto dentro di noi, no? Questo meccanismo è come abituare, non per abitudine, abituare significa sentirci coinvolti in maniera costante, ringraziare, benedire e lodare il Signore. Allora tu anche durante la notte, dato che il tuo organismo spirituale è già adattato alla lode di Dio, continua, tu quando ti svegli già ti svegli lodando il Signore. Mi stai ascoltando? Ti svegliano tanto il Signore. Ma se si fa una volta tanto, la mattina si pensa a tante cose. Ma se si fa con amore, ma come continua a ja, con la lode di Dio. Dann warst du schon auf mit dem Lobpreis Gottes. Col canto. Mit dem Lied sozusagen. Abbiamo ascoltato, sempre io. Ho incoraggiato che durante il giorno si ritorna a cercare il Signore, si ritorna a cantare le sue lodi. Però Giacomo dice: se tu sei afflitto, prego, no? È scritto così. Se sei invece canta. Sapete, c'è un canto di vittoria che Dio trasmette anche nei momenti di grande tristezza. Ho un canto di vittoria per dirti, non ti ascoltare, che io sono la tua vittoria. State ascoltando? Infatti, come sapete, noi abbiamo quattro figli e abbiamo avuto cinque, una è andata con il Signore, ce ne sono rimasti quattro. Il primogenito nostro si chiama Gioele, ha 36 anni, voi non lo conoscete fisicamente, ma è un giovane, possente. Io sto diventando un nanetto. Se ai miei tempi chi misurava la mia altezza sono 1,60, alto, perché generalmente tutti i bassolini, tutti quei è un peso maestoso, è nato così, è nato d'acciaio, perché un mese stava in piedi del Germania, un mese così, come un giorno, è bianco.
Il Signore nella sua forza di carattere lo ha visitato molte volte. Mi si è superato tante volte anche per tenerlo a bada. Mi capite quando uno tiene a bada qualcuno che si deve tirare con la corda per stare attento. E lui è un tipo di questo genere. Allora, siccome lavorando nel Veneto, dove c'è anche Daniele, che è visto affettuosamente, si ricorda sempre di voi, anche gli altri nostri figli, il nostro figlio Eliseo, la sua famiglia, no? Anche loro, due bambini, due maschi, sono già grandicetti e vi salutano in questa volta. Dopo due mesi di lavoro, come i nostri figli lavorano, Gioele lavora da 13 anni e Eliseo lavora da 14 anni e sono stati sempre sgobboni a lavorare. Und sie waren schon immer großartig. Ja, anche questo è una benedizione. Und auch das ist der Segen Gottes. E ciò, questo, avendo già staccato un assegno al padrone di casa per pagare due mesi di fitto, ma quello non lo pagava. Non lo pagava. E allora tutti sono andati una buona parte sono all'ufficio per reclamare per telefono di persona giustamente una volta che si era preso questo impegno sapete uno entra in una fase di tensione no? Perché la prossima settimana quando verrà la settimana da una settimana all'altra insomma diciamo che la temperatura aveva raggiunto certi gradi, allora disse, insomma, cosa può fare? Questi ci prendono in giro. C'è una sera, questo ragazzo, gloria a Gesù, una sera, lui è partito da casa in quinta, sapete? Non so se è lui che fa un po' di tempo, ma c'è in quinta, in grande velocità, no? Stasera io devo fare... Und sagte heute Abend, muss ich wirklich den Weg tun? No. Chissà, una forza, la faccia, è so una Kraft. E ciò lui comincia a salire le scale. Questo non sapeva parlare. Lui sapeva quando uno dice, io non devo parlare. Mentre stava le scale per pregare, dire la mamma prega al Signore, tienilo calmo, tienilo calmo, Signore interviene, Signore tocca il cuore, Signore apre le porte forte. E ciò mentre sale le scale, improvvisamente sente la mia voce, ma io sono là in campagna. Lui è vero, è la voce di Dio. Sente la mia voce con un gran tono. Gesù è vincitore. Questa voce la senti potente. Quando senti quella voce, aveva il braccio, aveva come l'acciaio, un ossetato. Perché ci metteranno come un trave di cemento. Gli deve dire, papà. Ma come si spiega? Quando ho sentito quella voce potente, era la tua, ma era il Signore. Improvvisamente dice, mi sentì fiacco, 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 così. Non mi sentì un filo di forza che mi sentì così. Come dire, Signore, dammi forza almeno di salire. Come si spiega? Come si spiega? E stava il Signore che interviene momenti nei quali noi pensiamo che tutto dovrebbe andare a rotoli. Non so se mi spiego. Infatti il Signore avrebbe nascosto tutto senza che lui lo sapesse. Salì sopra la segretaria quando lo vide il Signore, l'ufficio
già predisposto il pagamento per gli operai. Vogliamo dire grazie a Gesù. Lo vogliamo ringraziare, perché Dio è sempre fedele. Interviene nei momenti cruciali, difficili, quando noi pensiamo di non potercela fare. Mi stai raccontando, sì. Abbiamo fiducia nel Signore. Sì, le difficoltà non ci sono libri di memoria a volte, no? Perché ma noi presentiamo tutto a Gesù. Lo abbiamo sempre fatto, lo continuiamo a fare, anche se a volte determinate risposte ritardano. Ma la scrittura dice: se tarda, aspettano, perché egli verrà e non tarderà. Ma dice questo chiaro: se tarda per noi, per noi è un ritardo, perché la necessità è urgente, il pericolo è lì davanti ai nostri passi. Noi ci sentiamo in grande pena dentro il nostro cuore e noi cosa pensiamo? Questo sarebbe il momento giusto che il Signore intervenga. Ma quello è il nostro tempo. Quella è la nostra ardente, brava e ricerca costante di vedere in quel momento Signore operare. Se tarda, aspetta, perché lui non tarda ma verrà. Significa egli sempre opera nel tempo accettevole, nel momento opportuno, nel quale tu hai da dare gloria a Dio e a non dimenticare mai i suoi benefici. L'abbiamo fatto negli anni scorsi. Salmo numero 103, verso 1 dice: anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Lo facciamo anche stamattina. Dio buono, non ci siamo più con le ali cadute, perché il Signore ci rialza, e colui che ci rialza è colui che ci sostiene. Significa che non permetterà che i suoi santi possano cadere per rialzarsi. Molti di noi siamo venuti meno e siamo caduti, ma vedete, la mano del Signore è stata sempre stessa, ci ha rialzati. Perché siamo qui? Perché il Signore ci ha rialzati. Se non saremmo qui, ci saremmo smarriti, ci saremmo talmente scoraggiati da non avere più la forza di continuare. Ma se siamo qui è perché il Signore ha stretto la sua mano e ci ha tirati fuori. Ecco perché lui ha detto: io ti prendo per la mano destra e ti dico non temere, perché sono io che ti aiuto. Tu lo credi che è lui che ti aiuta? Lui l'ha detto: sono io, non è Tizio il caso. No, no, non è il capo del governo tedesco, no, il sindaco della città, no, 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 i cosiddetti onorevoli, no, gli amici cosiddetti sfidati, no, neanche loro. Il Signore ha detto: io ti aiuto. Crediamo nell'aiuto di Dio. Io ci ho sempre creduto. E noi siamo stati sempre provati in molte maniere, come è scritto nella parola. Siamo navigati sempre in molte acque turbolenti che hanno cercato sempre di sommergerci. Ma è scritto che non ci possono sommergere le acque dei fiumi, nel fuoco della fornace non ci può né bruciare né consumare. Mi state ascoltando?
Io lo ringrazio per ognuno di voi e sono 2 anni di seguito che ci troviamo assieme a fine anno, vero? Sì, lo ricordate. E io sono qui per ringraziare Dio con voi, lo ringrazio per ognuno di voi. Fermo. Ci limiteremo il tempo che Dio ci concede, perché abbiamo disposta la nostra vita al servizio del Signore e di questo noi ne siamo grati, perché il Signore non ci ha chiamati per stare dentro il guscio di una cosiddetta minuscola comunità restante. Il Signore ci ha chiamati ad espropriare altri campi. È Dio che interviene, perché se noi seminiamo è Dio che raccoglie, perché Dio che fa crescere. Mi state ascoltando? E grazie a Dio perché ho ricevuto questa visione del Signore, non di sentirmi segregato dentro una chiesa e tutto finisce lì. Dio mi ha dato una parola per le nazioni e lo ringrazio che laddove ci sono stati dei cuori che veramente disposti a Dio, Dio, come scritto, non si è lasciato mai senza alcuna testimonianza. Che ne pensate stamattina? Grazie a Dio, ma lo ringrazio perché Lui mi ha dato questa libertà, ma anche mi ha concesso di avere spazi non solo in chiese pentecostali, ma in altre chiese, battiste, evangeliche, luterane, e in chiese chiamate l'esercito della salvezza, il signor capitano e la signor capitanessa. E ci sono state, no? Ci sono passato. Questo è il pastore, sarebbe il capitano. Aveva la definizione del capitano. Ma sapete? Il pastore che vi accompagna nelle svariate missioni fra le nazioni è un caro servitore di Dio. Lui non parla piccole cose, dice in italiano, no? Alle volte che ci siamo sentiti per telefono, non so parlare. Io in genere ogni volta mi corregge sempre, quando non solo lui, ma anche Daniele, ma non si dice così in inglese, non sa parlare così in inglese, come con Dragolini. Sarà ragionia, va. Perciò che posso fare? Non lo so dire. Allora, il pastore Harris si chiama, lui, sì, il padre è lettone, ma la madre è ebrea, quindi è di stampo ebraico, un ebreo messianico, che fu uscito dall'organizzazione della chiesa luterana. Lui divenne un servitore di Dio, ma è pieno dello Spirito Santo. Durante i suoi anni ha acquisito una grande amicizia nella nazione, oltre la sua nazione, molte chiese. E tutte queste chiese che lui ha conosciuto, che già conosceva, ma le ha fatte conoscere pure a me. Una di queste era l'esercito della salvezza. Vedete tutti gli diacone, diaconesse, tutti con i gradi. E sentivo in una caserma. Ma loro operano molto sul sociale, no? Quindi si adoperano a raccogliere gli emarginati, i disertati, gli abbandonati della città, i poveri, quelli che non hanno un tetto, una famiglia. Loro li accolgono nella loro struttura, che hanno ben organizzata, non solo per dare loro a mangiare, vestire, dargli anche un letto dove dormire, ma gli parlano anche di questi
ma il pastore mi ha solo presentato. Sapete, è una cosa che io voglio sottolineare. Tanti che ve lo dico. Fra le nazioni, mai mi è stato chiesto da dove vieni. Questo è il pastore Fiorino. Viene da Nascita. Da dove vieni? Qual è la tua chiesa? Che dottrina predichi? Questa è questa domanda. Subito libertà. Libertà. La libertà dello spirito. Grazie a Dio con me c'è un fratello lettone che mi fa da interprete. C'è stato solo alcuni giorni a Napoli da noi. Grazie a Dio è un po' lento perché lui è stato in Italia. Ha studiato la lingua italiana, ma non è stato necessario. Però grazie a Dio, Signore, lo fa esprimere in un modo proprio dettagliato. Sarebbe lungo raccontare le tue esperienze fatte nel mondo delle missioni. Perché la prima volta che ho visto questo fratello in Riga, capitale della Lettonia, ho conosciuto la prima volta il pastore Agnes e anche altri fratelli. Mi hanno detto che lui conosce la lingua italiana, però male, c'è un bel po'. Allora, questo quando ho parlato, questo come dire le prime parole in inglese e poi si è bloccato. Und dann ist er, hat er sich blockiert. Sentito, fratello, lo facciamo. Und ich habe selber zu mir gesagt, was allora, ho capito che c'era uno spirito eterno che voleva impedire, no, le sue labbra a bloccare. Ho pregato nel nome del Signore, ho detto, Signore, ora liberalo, nel nome di Gesù Cristo. Oh, di Dio, è stato giusto subito. Da quel momento a oggi ha uno scioglilingua per le diverse lingue. Voi se lo vedete, no? Se voi lo vedete fisicamente, mi sembra un bastone di scopa messo alle dita, così in senso fisico, no? Ma è di un'intelligenza soprannaturale che Dio gli ha trasmessa, che impara le lingue come non fosse. E così mi ha fatto da interprete lì in questa chiesa, ma la presenza del Signore riempì tutta la casa, la chiesa era piena di fondo, ma quanti ce n'erano diseredati e abbandonati nella città che erano lì per ascoltare la parola di Dio. Volete sapere, i primi capitani, capitanessa sarebbe la moglie, no? A certe donne ci piacerebbe stare capitani, stava ascoltando così, e così tutti i suoi soldatini, soldatesse, erano lì per gioire, per rallegrarsi, mentre ascoltavano la parola di Dio, hanno partecipato unanime. Ma io, ma quanto mai, Signore? Pensavo che qui ci dovesse il freddo della morte. Invece c'è stato il fuoco dello Spirito. E tutti giubilando, lodando e glorificando il nome del Signore. Fate la gioia che il Signore mi ha fatto trasmettere. Anche tutto così, così. Anche tutto assieme è spuntato il sole, no? Il sole della gioia. Ecco, sono qui. Mi state ascoltando stamattina. Alleluia. È buono Gesù, Dio è meraviglioso. Vengo che altra volta vi racconto un po' tutte le missioni che ho avuto in 21 nazioni. Per servire il Signore Gesù. Noi siamo grati al Signore stamattina perché ci ha accolti come un padre in attesa dei suoi figli per incontrarli e parlare con l'uomo. Così durante la parola cosa succede? Dio è quello che parla. Noi cosa dobbiamo fare?
fa? Mi sono innocciato. Quando invece tu preghi, sei tu che parli con Dio. E Dio ti ascolta. Perché lui rispetta il momento. C'è anche vero se durante questi incontri che abbiamo con il nostro padre, dai suoi figlioli, e lui ci invita alla loro, cosa dobbiamo fare? Tenere la bocca serrata? No, perché quel momento è Dio che ci richiede la loro, nonostante già ai tempi dei santi profeti, dei veri sacerdoti di Dio e dei re che hanno amato e servito il Signore con tutto il cuore. Sarò breve perché già l'orologio gira, però io, fratello, io ve l'ho detto sempre, io ne posso giurare qua perché non ce l'ho fatto. Allora io dicevo questo quando durante i nostri culti, no? Uno ha bisogno, perché non ne può fare a meno, di partirsi dalla casa del Signore, perché in casa c'è qualcuno che gli aspetta soprattutto me. Nella fede io non mi offendo, ma se altri possono stare, non limitiamo mai il tempo. Mi sta ascoltando, non limitiamo, anzi, perché quando si limita, poi il Signore si limita nei nostri confronti, anzi chiedersi se tutto si va solo per la benedizione, così di passaggio. No, noi dobbiamo riempirci la vera certezza che lui sarà sempre con noi. Leggiamo subito due versi, anzi tre versi in Filippesi, capitolo 3, dal verso 12 al verso 14. Leggiamo questi tre versi. Grazie a Dio. Ripeto, Filippesi capitolo 3, dal verso 12 al verso 14. Okay. Vogliamo dire il Signore sia lodato. Il Signore sia lodato. E benedetto in eterno. Amen. Non già che io abbia ottenuto il premio o che già sia pervenuto alla perfezione, anzi proseguo per procacciare di ottenere il premio, per la quale cagione ancora sono stato preso da Gesù Cristo. Fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando le cose che sono dietro e distendendomi alle cose che sono davanti, proseguo il corso verso il segno, al palio della superna vocazione di Dio e di Cristo Gesù. Vogliamo dire amen. Wissen Sie, es schon ergriffen habe, aber schon vollendet sind. Ich sage ihm aber nach, ob ich es noch ergreifen könne, weil auch ich von Christus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Preis der himmlischen Berufung des Gottes in Christus Jesus. Amen. Signore, ti ringraziamo per le testimonianze nella presidenza, nella comunione che abbiamo realizzata in questa atmosfera di pace che vogliamo insieme ed intimamente con te godere tutti i giorni. Ti preghiamo che benedici ciascuno di noi, che ci sostiene con quella forza, Signore, ed energia soprannaturale che a noi necessita per combattere e rimanerti fedeli fino all'ultimo.
all'ultimo respiro. Resta con noi. Ti ringraziamo per tutti i benefici che abbiamo da te ricevuti e non ne vogliamo dimenticare nemmeno uno, Signore. È più grande dei miracoli di cui oggi godiamo a pieno, è il miracolo della salvezza. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo grande, autentico miracolo del quale siamo testimoni singolarmente e in modo oculare. Ti vogliamo dire grazie, Signore, ti vogliamo sempre ringraziare, perché noi non abbiamo mai avuto a cuore tale dono celeste, ma sei stato tu a rivelarti, a manifestarci e a venirci incontro. Quanto grande amore tu hai avuto per noi, e noi ti vogliamo ringraziare nel nome di Gesù. Benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi, grazie. Ringraziamo il Signore, abbiamo questi pochi momenti preziosi. E sapete che quando si leva il sole la mattina e riprende sopra questa terra, e soprattutto in tempo d'inverno, quando tu vedi i raggi solari riscaldare la tua vita, la tua casa, io penso che ti porta gioia, no? C'è una gioia fisica, c'è, anche questa gioia fisica c'è, dato che siamo figli di Dio. Signore, no, grazie, che bello. Guarda il sole, c'è la apri le finestre, il sole entra, porta qualcosa, luce, così quando ci spandiamo davanti a Dio, disponiamo i nostri cuori, e la luce della sua presenza, la nostra vita, accettiamo Lui. Lui, da momentato, lui fa parte della nostra vita. Lui, quando si mostra quale padre amabile e adorabile, noi sentiamo la sua presenza. Quante volte abbiamo contattato dei religiosi, voi sapete, nella città di Palermo, ho svolto per circa 30 anni il ministero di evangelista. Abbiamo evangelizzato migliaia di migliaia di migliaia di persone, così l'abbiamo fatto a Napoli. Ma quante? Tra il ministero pastorale ed evangelistico. Abbiamo contattato molte persone, così a tu per tu. E quando qualcuno si è mostrato molto religioso, credente, no? È come se questi ci volevano dimostrare che Dio fosse così familiare con noi. Bene, cioè con loro. Bene, ho detto, ma dimmi un po', hai mai sentito la presenza di Dio nella tua vita? No, la gran parte, per non dire qualcosa, no, non cosa ho sentito. Come dire, cosa? Come si sente? Come si sente? Quando la presenza di Dio si sente dentro di noi, dopo sentiamo gioia, forza, non è così, ci sentiamo qualcosa che si muove dentro di noi, cioè, è la presenza di Dio, alleluia, benedetto il nome del Signore. E la presenza di Dio è una garanzia, assicurativa, una garanzia protettiva, una garanzia vigilante e costante. Ecco perché noi dobbiamo ringraziare il Signore di tutto cuore, come abbiamo detto dalla testimonianza di fratello Roberto, che abbiamo conosciuto un Dio unico e vivente. Amen. Cosa vogliamo fare stamattina? Sì, l'abbiamo conosciuto, anche se in piccola parte, che ancora a pieno non lo conosciamo, ma Paolo può dire che come a pieno siamo stati conosciuti dal Signore. Le cose che oggi noi
abbiamo comprese in parte, ci sono state in parte rivelate nel cielo, queste in parte non ci sono, perché così come appieno siamo stati conosciuti dal Signore, così in cielo conosceremo appieno colui che ci ha salvati con grazia. Vogliamo dare gloria al Signore, benedetto il nome di Gesù. E questo perché è scritto che egli si mostrerà chi? Gesù Cristo il Signore, l'Iddio dell'eternità, colui che era, che è e che ha da ritornare, l'Onnipotente, colui che ha detto io sono l'Alfa e l'Omega, il principio. Vogliamo ringraziare per questo copione epistolare di un uomo che veramente sperimentò passo dopo passo, ma attraverso la sofferenza per Cristo, che cosa significa dimenticare il passato, distendersi verso il futuro, il palio promessoci dal Signore perché ciascuno lo raggiunga, e non avere più ripensamenti di ciò che abbiamo abbandonato per amore di Cristo. A me dispiace molto quando la gente ha dei ripensamenti. Mi state ascoltando? Mettono a repento la loro stessa salvezza, perché è come se provassero dello scontento verso colui che, avendo lasciata la più grande sede dell'universo, che sarebbe il suo trono, e gli fu manifestato in Cristo come uomo, il vero uomo, come fu detto, ecco l'uomo, perché Dio, quale spirito, non poteva mostrarsi a loro. Come avrebbe potuto fare? Perché è scritto che è impossibile vederlo, ma egli si è mostrato attraverso il Signore Gesù Cristo. Alleluia, lo ringraziamo stamattina, lo benediciamo con tutto il cuore, perché amaro ricordare il passato, se non perché, come abbiamo detto stamattina, se non per raccontare ciò che Dio ha fatto per noi, di come egli ha cambiato la nostra vita in rapporto alla sua volontà, al suo piano, di come egli si è rivelato, manifestato a ciascuno di noi, e seppure l'abbiamo conosciuto in parte, ci sforzeremo di conoscerlo di più, e se l'abbiamo gustato solo in parte, che egli è buono, oh, ci sforzeremo di gustare ancora di più la sua bontà. È scritto che la sua bontà è più che le nostre labbra lo roderanno. Vogliamo ringraziare il Signore, perché Paolo dice, se molti si vantano, si gloriano la loro carne, e così io sono questo, Paolo disse no. Io, ricordandomi di quello che ero, la conoscenza acquisita che mi permeava davanti agli uomini come una personalità di spicco, mi state ascoltando, come una personalità che aveva delle doti particolari, io allora, se vuole florire nella carne, potrei molto di più. Mi stai ascoltando? Non potrei molto di più. No. Le cose che ho acquisito senza Cristo, oggi io li reputo danno, anzi, addirittura come sterco da buttare. Mi state ascoltando, fratello? Quindi senza Cristo, in effetti, pregi speciali non ne avevamo. Stiamo parlando di un uomo ricco di cultura. Non stiamo parlando di un idiota, di un ignorante,
mi stava ascoltando, ma pure egli non si ritenne una personalità particolare solo perché era nel passato. No, e gli disse: oh, oggi io mi posso vantare di una sola conoscenza, quella acquisita per mezzo di Gesù Cristo. Che ne pensate stamattina? Che ne pensate? È così per ognuno di noi. Noi lo ringraziamo. Oh, non dobbiamo dire: ah, se io, ah, se ci avessi pensato, stiamo attenti, perché noi siamo stati salvati perché Dio ha avuto grande pietà di noi. Stamattina cosa vogliamo fare? Siamo 1-1-2013, siamo al 1-1-2013, siamo al primo giorno dell'anno 2013, stamattina siamo qui, e meno male che siamo qui, perché saremmo a letto come tante, no? Perché hanno fatto la nottata, cioè la prima nottata, quella di Natale. chi stravede, chi strabilla, chi stramazza, mi state ascoltando? E allora, e poi non vedendoci più, no? Molti di chi vino poi non devo più neanche. E ci dice come a me, quando ero bambino in campagna con mio padre, insomma c'era là sopra, c'era la stipa di vino, no? E allora tutti e due eravamo due ragazzi, io 10, quello 11, siamo stati lì sopra, ma che cos'è questa cosa? E la gente imboccale da vicino, no? Uno qua è una figlia, i papà erano due, ma erano loro che due, e c'è uno qua, uno. Ci stravedemmo. Io quello che ci volevamo bere prima, nell'ubriachezza, non ci siamo più voluti bene. Sarà troppo. E i padri che fuori sentivano ci vanno sopra. Che cagino sta succedendo? A pugni ci siamo, ti faccio vedere io qua, e quelli correre sopra, e così la gente strabilia in questi momenti. Così è la notte di Natale e la notte di Capodanno. Un anno tutto complementare e poi auguri, le mie orecchie non possono più, a tutti dice, tu non mi dici auguri, io ti benedica, sempre si fonte, signora benedica te. La vera gioia, sia col Signore Gesù, ci vediamo ancora ora, sì o no? Fratello Roberto, pensavo che io, non avendo Gesù, mi sta facendo un po' a quell'età, pure Roberto dice anche la mia, e stiamo anche dove fa, dove fa, a casa, la discoteca. A pub, discoteca, però non si capiva niente, no? Inebriati, in tutti i sensi.
e qui si entra in lascive lussuriose che non hanno confine, e le potenze delle tenebre si divertono alle spalle della gente senza che la gente se ne accorge. Oggi abbiamo Gesù e noi lo ringraziamo. Si ricordo che lo servo e quindi ho passato la mia adolescenza, giovinezza, da sposato ad oggi. Non ho mai pensato di tornare indietro, anzi preferisco che io sia, se così Dio volesse decidere, consacrato come ostia vivente per l'Evangelo di Cristo, che perdere Cristo è la vita eterna. Mi state ascoltando? Il Signore è in cerca di persone decise che hanno il cuore, abbiamo cantato molte, di buona volontà. Mi state ascoltando? Buona volontà, quella che manca oggi. Buona volontà. Quando c'è buona volontà ci si presta, si agisce, si opera, ci si mette al lavoro nel campo di Dio, nella misura in cui Dio ha voluto affidare. Io ho detto che non sarò lungo, anche Paolo ha detto che era lungo, no? Sappiamo che in Tessalonica fu tanto lungo che un ragazzo era seduto nella finestra, quello si è addormentato, cadde giù e morendo. Notte tarda, annunciare la morte di un ragazzo, non pensate, noi lo leggiamo, ma voi rendete conto in quel momento gli animi come erano, e se c'era un genitore per esempio, ma questo qua chi ce l'ha portato? Ma non se ne poteva fare per i fattesi, perché non sarebbe venuto, non si sarebbe postergato nella notte, il ragazzo sarebbe morto. E tutti scesero giù, Paolo dice, non ti allarmate, state tranquilli, che lo spirito c'è, è dentro di te. Così nel nome del Signore ha pregato su quel ragazzo e istantaneamente si chiamava Eutico. Istantaneamente, vedi, sono qui, Gesù mi ha ridato la vita. Amen, alleluia. E quindi Paolo continuò a predicare. Saremmo stati noi là, ci saremmo detto a Paolo, Paolo, a posto non ci vediamo. Io che vengo di tutto, sarebbe rimasto lui con qualche paio di persone. Stai ascoltando? È la verità, questo è il divano. È un apostolo. Ed era un profeta, ed era un uomo mandato da Dio, ed era un uomo che aveva ricevuto i cinque ministeri del suo ministero. Perché lui operava come evangelista, operava come profeta, operava come apostolo, operava come dottore e pastore. Mi state ascoltando? Ma quando non si è coerenti col Signore e la sua parola, allora ognuno pensa noi, dei fatti sono. Vogliamo dire grazie a Gesù, lo vogliamo ringraziare. Dio vi benedica grandemente. Vogliamo cominciare questo giorno con chi? Con chi? Con chi lo vogliamo cominciare? Tu con chi lo vuoi cominciare? Bravo, tu. Tu come? Tu, Gesù. Tu, Gesù, alleluia. Con Gesù per restare con Gesù. Vogliamo cominciare questo primo giorno e rallegrarci in Gesù. Lo ringrazio per ognuno di noi. E giovedì sarà un punto di saluto, no? Piacendo a Gesù, ancora avremo l'ultimo punto di commiato per salutarvi, spero di vedere quelli che non vi stamattina. E giovedì,
La volta il mio pugno deve andare a dipendere. Se non vedo certe persone. Alleluia Gesù. Voi già ve l'ho detto, visto? Quindi ci mettete il messaggio. Il messaggio che ti porta è questo. Ti piace? A me. A te a te, se non viene, sei in pericolo. Ringrazio il Signore per voi tutti, la sua migliore. Dio te dica grandemente, amato Padre nostro. Michele, noi preghiamo per questa famiglia, che il Signore vi possa ricongiungere insieme. È un miracolo che può fare solo ed esclusivamente Gesù, e noi dobbiamo orare con la sua volontà. Così le famiglie vostre, ancora convertite, noi le presentiamo al Signore. Ringrazio anche per il tempo, e desidero che voi state vicino a questi servitori di Dio. Sapete, la vostra presenza, la vostra presenza porta un contributo nell'opera del Signore. Perché quello ha sonno, l'altro non può venire, l'altro è occupato per fare i suoi, e quello che deve portarvi la parola resta lì. E quello non lo vede. Pensate che no, non sente una mossa nel proprio cuore di tristezza. Dovete stare vicino. Io l'ho imparato velocemente. Io sono stato sempre vicino agli uomini, sempre al principio della mia chiamata. Oggi, perché essi hanno bisogno della nostra collaborazione. Non dobbiamo dire perché pensiamo noi non c'è a lui, e perché non c'è lui, a lui. E noi che cosa siamo? Che cosa siamo? Siamo spettatori. Non dobbiamo essere attori. Vogliamo essere attori, cioè per la nostra parte, per la nostra suprema di Dio. Quindi incoraggiamo Roberto, incoraggiamo fratello Dino, incoraggiamo tutti quelli che si sono disposti a offrire la loro vita per il Signore Gesù. Così preghiamo per Deborah, piccolo Gioele, la piccola, non sappiamo il nome che si chiamerà, Dio, un certo penso l'avrà messo già nel loro cuore, perché loro non lo dicono, no, quando la cuore lo adesso la vabbè già, loro lo fanno, e quando Gesù, preghiamo per questa nuova nascita, che Dio benedica questa famiglia, benedica tutte le famiglie del popolo del Signore, perché vediamo che queste fanciulle Dio le deve guardare, Signore le deve proteggere in questa generazione incerta per il suo futuro, ma con Gesù non c'è nulla di incerto, con Gesù c'è certezza, c'è assoluta signoria, c'è assoluta vigilante e suprema autorità. Signore con voi, lo credete o no? Anche quando vi sentite in pezzi, ma come questo Signore quando sono con voi? Lì è lì, perché se non fosse lì il Signore tu rimarresti nello stato in cui dico, stai ascoltando o no? Ma il Signore è con te, tu non lo vedi a voi, tu non lo senti, ma Lui è lì, e lo Spirito Santo del Signore, Lui stesso rompe dei momenti nei quali e viene per incoraggiarsi, per confortarsi, e dirti, ancora oggi, no, ci amava. No, no, ancora oggi ti dice io. E tu cosa ci dice? Cosa ci dice? Ti amiamo. Ma da quanto tempo il Signore sta aspettando? Non sto additando nessuno, non mi fa intendere.
Da quanto tempo il Signore sta aspettando da molti che gli dicano, Signore, io ti amo. Pietro apostolo, lo disse due volte. La terza volta il Signore ci disse, veramente scritto che sei turbato, sei contristato. Perché quella era la prova del vero amore che il Signore richiedeva l'amore di Pietro. Pietro rispose, Signore, lo sai, ora che ho provato che significa rinnegarti e allontanarmi dalla tua presenza.